Benvenuti a Torino, questa è Torino Inter, Marziani e Guerrieri. C'è un arbitro di straordinaria esperienza, Stefano Farina, pronto a dirigere questa sfida fra Torino e Inter, che può essere già voglia di andare in testa alla classifica per l'Inter di José Mourinho. Si gioca in un'atmosfera bellissima. La pressione di Diana, il cross dentro, palla messa fuori da Pratali e poi la risposta sulla conclusione di Ibra da parte di Sereni. Possibilità per Pisano, cross dentro a cercare Bianchi, Brivido, risponde subito il Toro. Ancora Adriano, grande apertura verso Mazzini, attenzione al movimento di Mazzini, c'è Maicon che vuole palla, Mazzini cerca Ibra e poi trova il gol, 1-0 Inter, il vantaggio nerazzurro con Mazzini. Centralmente Mazzini, a sinistra Ibra, occhio al destro, spettacolo, 2-0 Inter, un'azione straordinaria, un gran gol di Maicon. Occhio a Mazzini, c'è Ibra in mezzo, possibilità per Ibra, è un pallone strepitoso, Ibra, 3-0 Inter, qualcosa a metà tra il calcio e l'atletica leggera, 100 metri, una staffetta strepitosa. Palla per Adriano, ancora Adriano, potrebbe provare Adriano, di punta, Sereni. Il possesso di Barone, il tocco verso Diana, la pressione di Balotelli, vediamo se prova l'uno contro uno, c'è un Bonna che può dargli una mano, infatti viene servito, prova Giulio Cesar e comunque è un segnale di dignità, è un segnale di forza del Torino. Palla dentro, ha bruscato, 3-1, partita che in qualche modo si riapre, il Toro merita questo gol per l'atteggiamento, l'avevamo sottolineato. Buona ancora il tocco su Zauma, cross dentro e poi straordinario Giulio Cesar su Rolando Bianchi. Occhio al cross di Zaumel, interessante dentro, traversa clamorosa da parte di Abruscato, poi Amoruso la tiene lì, gira ancora verso Diana, Giulio Cesar, ma adesso è un'altra partita, pazzesco il finale a Torino. Sono felice.